Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino è stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 9, capitolo 46, 11 settembre 1910. Continuando il solito mio stato, pareva che il confessore metteva l'intenzione di farmi soffrire la crocifissione. Dopo un po' di stenti, il benigno Gesù ha concorso un po' che mi ha detto: «Figlia mia, per il mondo non ne posso più. Molto mi muovono a sdegno, mi strappano i flagelli dalle mani per forza». E mentre ciò diceva, pareva una pioggia di rotto che faceva male ai vigneti. Poi ho pregato per il confessore che pareva presente. Volevo prendergli le mani per farlo toccare da Gesù. E pareva che Gesù lo facesse. Lo pregavo che gli dicesse ciò che voleva dal Padre. E Gesù gli ha detto: «Voglio amore, verità e rettitudine. Quello che rende l'uomo più dissimile a me è non essere armato da queste prerogative». E mentre diceva amore, pareva che gli suggellasse tutte le membra, il cuore, l'intelligenza d'amore. Oh, quanto è buono Gesù! Onde, dopo aver detto al Padre ciò che ho scritto il giorno 9, sono rimasta dubbiosa e dicevo tra me: quanto vorrei non scrivere queste cose, poiché so che se è vero che Gesù sospende, poiché non so se è vero che Gesù sospende il flagello per contentare me o se è mia fantasia. E Gesù mi ha detto: «Figlia mia, la giustizia e la misericordia stanno in continua lotta e sono più le rivincite della misericordia che della giustizia. Ora, quando un'anima è perfettamente unita con la mia volontà, prende parte nelle mie azioni ad extra, soddisfacendo con le sue sofferenze la misericordia, e soddisfacendo con le sue sofferenze la misericordia fa le più belle rivincite sulla giustizia. E
E siccome io mi compiaccio di coronare tutti i miei attributi di misericordia ed anche la stessa giustizia, vedendomi importunato da quest'anima unita con me, per contentarla cedo a lei, avendo ceduto lei tutte le sue cose nella mia volontà. Perciò quando non voglio cedere non vengo, perché non mi fido di resistere a non cedere. Dunque, qual è il tuo dubbio? Capitolo 47, 22 settembre 1910. Questa mattina, continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, ogni virtù è un cielo che l'anima acquista. Sicché quante virtù si acquistano, tanti cieli l'anima va formando. E questi cieli sconfiggono tutte le inclinazioni umane, distruggono ciò che è terreno e fanno spaziare l'anima nelle aure più pure, nelle delizie più sante, nei profumi celesti del sommo bene, anticipandole parte dei gaudi eterni. Ed è scomparso. Capitolo 48. L'amore a Gesù. 1 ottobre 1910. Avendo fatto la comunione, mi sentivo tutta trasformata in Gesù benedetto e dicevo a me stessa: come si fa a mantenere questa trasformazione con Gesù? E nel mio interno pareva che Gesù mi diceva: figlia mia, se vuoi essere sempre trasformata in me, anzi una sola cosa con me, amami sempre e manterrai la trasformazione con me, perché l'amore è fuoco e qualunque legno si getta nel fuoco, piccolo, grande, verde o secco, tutti prendono la forma di fuoco e si convertono nello stesso fuoco. E dopo che questi legni sono rimasti bruciati, non si discerne più qual era un legno e qual era l'altro, né il verde né il secco, non si vede altro che fuoco. Così l'anima, quando non cessa mai d'amarmi, l'amore è fuoco che trasmuta in Dio, l'amore unisce, le sue vampe investono tutte le operazioni umane e dà loro forma delle operazioni divine. Bene. Abbiamo di nuovo alcune lezioni di Gesù sul primato dell'amore e anche sull'importanza delle virtù. Gesù ne cita espressamente due: la verità e la rettitudine, e poi ne lascia intendere molte altre quando fa quel piccolo panegirico, ecco, della vita secondo virtù e dei suoi effetti. Anzitutto però, come diceva San Paolo, ante omnia caritas, al di sopra di tutto vi sia la carità, prima di tutto ci sia l'amore. Di nuovo torniamo a meditare su questa, che è la prima delle virtù teologali, la più importante, quella che per sempre rimane, perché costituisce, come più volte abbiamo meditato, proprio la quintessenza, il cuore della vita nella divina volontà. Per comprendere bene anche il senso di quello che Gesù chiede, di quello che Gesù continua a insegnare, di quello che dice e di quello che comporta questa vita, occorre di nuovo e sempre, ecco, Gesù qui dà dei piccoli indizi, di pensare che l'amore è l'essenza di Dio. La Santissima Trinità è un mistero per noi alquanto ineffabile, perché per quanto certamente la teologia aiuti a parlare rettamente delle tre persone divine, ecco, il modo con cui questi tre, che sono realmente distinti tra di loro, sono però un solo Dio, un solo onnipotente, un solo onnisciente, un solo sapiente, rimane per noi fondamentalmente ineffabile. Ecco. Però sappiamo anche che si dice che l'amore è l'essenza di Dio, perché ciò che fa di questi tre uno è l'amore. E sono tre essenzialmente e non uno da solo, semplicemente perché la Santissima Trinità è mistero di comunione e di amore. L'amore necessita sempre, come sappiamo, un rapporto
bipolare, almeno tra un io e un tu. Ecco perché, se Dio fosse da solo, non potrebbe essere essenzialmente amore, potrebbe amare ma non essere amore. Ecco, lo Spirito Santo, ecco, aiuti sempre a cogliere, perché queste sottili distinzioni, ma importanti, perché conseguentemente, quando dire che l'essenza di Dio è l'amore, vuol dire, sempre secondo il nostro modo di pensare, che tutto quello che Dio dice, pensa, fa e opera, numero uno, è sempre comunque mosso dall'amore. Perché l'amore, che è la vita di Dio ad intra, è anche il principio, il motore della vita di Dio ad extra, e attenzione, il principio anche di tutte quante le operazioni della sua divina volontà, tutte, nessuna esclusa. E nonostante si sia parlato tanto nel corso dei 2000 anni, specialmente dopo il Nuovo Testamento, e si parli a volte tanto di amore di Dio, io ho la netta percezione che poco ancora si conosca, non tanto intellettualmente, ecco, ma a livello di vita personale, di fede delle singole persone, non so quanto sia entrata questa cosa. Cioè, in particolare, la relazione che si ha con Gesù, la stessa cosa vale con la Madonna, per i devoti della Madonna, è una relazione interpersonale, come già scriveva nel XVI secolo Santa Teresa d'Avila, con colui che infinitamente ci ama. E se si entra in questa dinamica, diciamo così, l'amore diventa sempre meno un concetto e sempre più una realtà. Cioè, cominci a prendere coscienza dell'infinito amore di Dio che ti circonda in tutto e dovunque, in quello che vedi, nella creazione, in quello che accade, in quello che vivi, in quello che pensi e in quello che senti. E necessariamente, ecco, perché l'amore ha delle leggi, d'accordo? Quindi, e poi con l'amore divino questa funziona inesorabilmente. Nella misura in cui prendi coscienza di questo, non puoi, perché prenderne coscienza significa aprire il cuore, significa accogliere questa realtà, e non puoi non sentire proprio il bisogno, non soltanto la voglia, ma il bisogno di ricambiarlo in tutto e per tutti. Questo chiaramente è qualche cosa che bisogna viverla, perché l'amore si può in qualche modo descrivere, anche qui, un po' come la Santissima Trinità, in maniera molto superficiale, ma lo si comprende quando lo si vive. Noi la Santissima Trinità, se abbiamo studiato bene la teologia dei concili, la sappiamo correttamente descrivere, quindi senza dire eresie sulle tre persone divine, ma questo non significa conoscerla in senso biblico, perché la conosceremo quando la vedremo faccia a faccia in paradiso. Ecco, così l'amore, quando per esempio si fa una meditazione, si può descrivere, ma fino a quando non lo vivi non lo comprenderai l'amore. Rimarrà, come dire, una parola, rimarrà un concetto intellettuale, comincerà a dire: ma sì, ma Dio mi ama così come sono, dispone tutto quanto per il bene, ma si tratta di parole che ci sembrano distanti, non di realtà vivissime e letificanti. Ecco. Occorre entrare in questa dinamica. Ed ecco perché la vita nella Divina Volontà, a mio modestissimo avviso, è anzitutto vita in cui ci si educa a riconoscere, a conoscere e riconoscere l'amore di Dio che ci circonda. Ecco perché, per esempio, anche questo bisogna viverlo per comprenderlo. Una vita nella Divina Volontà non può essere mai una vita pessimista, grigia, che sta sempre a lamentarsi, che vede sempre il male, che parla sempre male, insomma, perché così non è, perché gli orizzonti sono dilatati, c'è altro, non è vero che c'è solo il male, non è vero che le cose vanno tutte storte, né in noi né fuori di noi, e
ma si comincia a fare attenzione alle innumerevoli cose belle, all'amore di Dio, non ci si fa caso. Sappiamo che vivere nella Divina Volontà significa andare a prendere gli atti della Divina Volontà sparsi dovunque. E anzitutto bisogna andare a prendere gli atti di amore che circondano l'esistenza di ogni essere umano, chiunque ascolta questa meditazione. Sappia che è vera per lui o per lei, sicuro. Quando, come sacerdote, no, si incontrano anime sempre, come dire, tristi, depresse, raccontano tutti i guai della loro vita, per carità, molte volte guai grossi, guai seri, situazioni di morte, di sofferenza, di buio, ecco, di difficoltà relazionali, psicologiche, esistenziali, familiari, e quindi che è uno quindi campa oppresso da tutte quante queste cose, non ne vede la via d'uscita, dice: ma sì, forse Dio esiste, sì, però se esiste non fa quello che dico io, non mi toglie i guai. Sono vite bruttissime, poverine, cioè non è un giudizio, insomma, morale, no? Ma una vita così è una vita proprio brutta. Perché è soffocata, è, come dire, è compressa, da questo mare magnum di male, che sembra travolgere, che sembra non lasciare adito a niente di bene. Io sono convintissimo che dietro questi stati soggettivi, ecco, di molte anime, soffia il diavolo per portare le persone alla tristezza e alla disperazione. È un'operazione assai astuta e intelligente del diavolo, che però non può compiere senza la nostra volontà, quindi senza che noi ci stiamo a questo sporco gioco, è di occultarci l'amore di Dio, non farcelo vedere da nessuna parte, nella nostra vita, nella nostra storia, nella nostra esistenza, in quello che Lui ci manda ogni giorno, nelle grazie che ci fa, nelle cose buone che ci circondano, negli aspetti positivi che sono presenti nella realtà in cui viviamo, in ogni realtà in cui viviamo, eccetera. E quindi, quando uno dice: ma che devo fare per entrare nella Divina Volontà? Prima cosa, fai attenzione all'amore, comincia a pensare positivamente. Perché quando noi stiamo, tra l'altro, sempre a intristirci, a brontolarci, a lamentarci, è chiaro che nessuno lo fa volontariamente e nessuno se ne rende conto. Ma proviamoci a mettere dalle parti dell'ascoltatore di tutte quante queste lamentele, che è nostro Signore. Cosa sarebbe legittimato a pensare quando uno sta sempre a guardare tutto nero e non vede niente di buono? Se questo pensa che io o non esisto, oppure non ne faccio una dritta, perché se nella vita del suo cristiano non gliene va dritta una, e se io sono la causa prima di tutte le cose, vuol dire che non ne faccio una dritta. Quindi un atteggiamento di questo genere, come dire, è di fatto un dito puntato, di fatto, attenzione, quindi nessuno, se si dovesse riconoscere una descrizione, nessuno pensi, insomma, che fa queste cose con malizia o con cattiveria, ma è di fatto avere un dito puntato continuamente contro Altissimo, mentre la vita nella Divina Volontà è un continuo ti amo all'Altissimo, un continuo ti ringrazio, ti lodo e ti benedico, no? Guardiamo il pio pellegrinaggio dell'anima, per esempio, nella Divina Volontà, oppure la preghiera tramite i giri. Andare a mettere tutti i ti amo possibili, immaginabili di questo mondo nel corso di tutta la storia, quindi uscendo anche dai vincoli del tempo e dello spazio, cosa che è possibile entrando nella Divina Volontà, che si può fare in ogni istante. Da che cosa è motivato? Dal fatto che l'anima stessa sente il bisogno, ecco, di, una volta che comincia a navigare in questo mare di amore, di ricambiarlo in tutti i modi possibili. Perché l'esigenza dell'amore è questo: amor che annulla amato, amar perdona. Cioè, io amo se mi sento amato. E al tempo stesso sarò amato di più da chi si sente amato da me. Per questo che si instaura, e questo è veramente un'anticipazione del paradiso, no? Gesù l'ha detto qui, no? A un certo punto ha detto:
nel secondo paragrafetto, no? E dice, parlando delle virtù, dice, profumi celesti del sommo bene anticipando le parti dei gaudi eterni. In paradiso, che cosa succederà? In paradiso sarà nient'altro che questo, cioè noi non ce lo possiamo certamente immaginare adeguatamente, no? Il paradiso tra gli stati dopo la morte sono tutti quanti misteriosi, no? Ma il paradiso è quello un po' più difficilmente immaginabile, perché nessuno di noi si rende conto di quanto sarà bello. Però, che cosa sarà? La conoscenza essenziale, profonda, cioè l'edificante dell'amore di Dio, che tu ricambierai in continuazione con te stesso, e più lo ricambi, e più lui te ne dà ancora, e più lui te ne dà ancora, e più tu ne ricambi. E questo è un processo che non finisce mai. Ma chi comincia in questo mondo a vivere nell'amore, ecco perché poi gli viene l'ottimismo, gli viene un senso di serenità e di tante cose, lo intuisce questa cosa qui, perché lo comincia a vivere. Cioè, ogni giornata che si apre è una giornata in cui, bene, ricomincerò a ricevere l'amore di Gesù e di Maria e a ricambiarlo, questo è sicuro, questo qui. Se c'è una cosa sicura di ogni giornata, dici, ma come sta giornata arriverà una botta che non finisce mai? Quella botta che non finisce mai è un diverso atto di amore di Gesù e di Maria. Perché quella botta che non finisce mai, se Gesù e Maria la permettono, è una benedizione per la mia esistenza, perché serve a produrre certamente molte cose positive. Certo, secondo la mia natura sensibile terrena, non sarà divertente, non sarà gradevole. Ecco, ma stare in questo stato, stare in questa vita, e punto primo lo renderà enormemente più leggero, enormemente, è sempre pieno di vissuto con profondo abbandono. Cioè, quando arriva una bomba e uno sa che quella bomba è permessa da Dio, ma ci crede veramente, sa che quella cosa è finalizzata bene, sa che non succederà niente di male, perché Gesù non dorme, Gesù veglia su di noi. Gesù e Maria non permettono assolutamente che ci accada nulla di realmente male, d'accordo? Anche quando il diavolo fa il pazzo, che fa qualche brutta cosa, la fa per divina permissione. Gesù lo lascia fare, ma per il nostro bene. Quindi io non lo so se riesco attraverso la meditazione, insomma, a far percepire. Questo deve essere, come dire, uno stile assoluto, cioè noi non possiamo e non dobbiamo pensare nulla di ciò che Dio è e fa, né di ciò che ci accade, se non dentro questa grammatica. Anche quando preghiamo, la preghiera deve essere amore. Quante volte la Madonna mi si permette, insomma, di fare un inciso di un'apparizione non ancora riconosciuta a Medjugorje. Io tanti anni fa ascoltavo queste cose, ma non dico, ma perché dice sempre questa cosa? La preghiera, pregate con amore, pregate con amore, pregate con amore, pregate col cuore. Perché la preghiera, anche il rosario, per esempio, che è una preghiera apparentemente monotona e ripetitiva, perché uno ripete sempre la stessa cosa, bisogna provare a recitarla con il cuore, perché se il tuo rosario è un atto d'amore verso la Madonna, ogni Ave Maria, che è realmente una rosa che noi presentiamo alla Madonna, è una dichiarazione d'amore, quindi è un'esperienza di amore, è un ti amo col cuore detto alla Madonna. Non è una facciamo un'altra Ave Maria, una di meno, così ci avviamo verso la fine del rosario. Non è così. Ecco, tutto questo, attenzione, questo richiede una nostra conversione interiore, perché l'amore di Dio è sempre in atto. Il problema è che noi non lo vediamo. Non lo vediamo e non lo prendiamo, cioè proviamo a riflettere. Noi, cioè, la vita nella divina volontà consiste nell'andare a prendere tutti quanti gli atti del divin volere e farli nostri e fonderci con essi. Questo è un altro modo di descrivere. Che significa? Significa che queste cose esistono, ma nessuno ci pensa. Ecco perché Gesù qui le spiega, cioè le mostra. Nessuno ci pensa, nessuno se ne accorge e quindi nessuno le va a prendere, le fa sue.
Quando tu le vai a prendere, che cosa è, cioè, che cosa dice Gesù? Per questo che è semplicissimo, perché se tu vai a prendere questa roba, ne senti i benefici interiori, li senti se lo fai. Se uno passa il tempo a vedere nella televisione i film dell'orrore, i film d'angoscia, come si sente? Si sente terrorizzato o angosciato. D'accordo? Se uno passa il tempo ad andare a prendere invece gli atti della divina volontà e a guardarsi in giro a cercare di ritrovarli ovunque, perché ovunque stanno, semplicemente facendosene attento. Io faccio sempre l'esempio, poi farò un monotono, insomma, no? Di quando, per esempio, mangiamo. Che è molto più importante di quanto si pensa, no? Ma di quando respiriamo, ma di quando, avendo gli occhi aperti, vediamo i colori, semplicemente, no? Questi sono ininterrotti, ti amo, di Dio. E sono infiniti, sono. Ecco, allora, le stesse virtù. Cioè ogni virtù è cielo che l'anima acquista. Ecco, sicché tanti virtù si acquistano e tanti cieli si vanno formando. Perché? Perché le virtù, che sono tutte quante ordinate e raccordate con l'amore, perché una virtù è tale quando è sempre vissuta ed esercitata per amore di Gesù. Lo spiega Gesù nel Vangelo, no? Se faccio l'elemosina, non lo faccio per fare il gradasso, o perché gli altri pensino, guarda questo quanto è generoso, ma lo faccio per amore di Gesù, perché Gesù vive in quel povero, me l'ha detto lui, ogni volta che avete fatto questa cosa l'avete fatta a me, e io quindi, perché so che a Gesù piace questa cosa, piace che noi diamo, e quindi do per lui, basta. Fare tutte quante le cose, cioè chiedermi come sto facendo una cosa, se piace o non piace Gesù è una Madonna, ma è chiaro che se uno ama, cioè non gli pesano cose di questo genere, no? Sempre in quell'apparizione la Madonna quando dice oggi è venerdì, fate il digiuno a pane e acqua, mercoledì e venerdì e tutta la montagna, perché il digiuno è un gesto doloroso, no? Cioè ci costa stare senza mangiare perché comporta una piccola sofferenza fisica, ma la Madonna dice tanto più si soffre, quanto meno c'è sta l'amore, perché l'amore rende possibile qualunque cosa. Se tu ami veramente la Madonna e credi veramente che, come dobbiamo credere, e questo vale anche per Gesù, che il nostro amore li fa felici, d'accordo? Perché felici di amarci, di essere accolti il loro amore, ma felici di sentirsi riamati da noi. Ma se mi chiedo una cosa, ma ti pare che non la faccio? Ma non mi pensi, cioè. Non dice, ah, ma ho fatto il digiuno, ammazza, oh, è grande. Ma no. La fai e basta. E la fai con leggerezza, la fai senza nessun tipo di fatica. L'amore rende tutto quanto leggero. Se c'è un unico modo, cioè, la vita cristiana è sempre impegnativa, no? Ma per rendere tutto quanto moderatamente facile e però assolutamente semplice, ecco. È l'amore. Se questo non c'è, questo lo ha intuito anche Santa Teresa di Gesù Bambino, io invito, siamo lontani dal 1º d'ottobre, però andare a rileggere quel passo illuminante di vita dell'anima, che è quello che la Chiesa c'ha nell'ufficio delle letture, dove lei intuisce, no? Dice, compresi che la Chiesa c'è un cuore bruciato dall'amore, senza l'amore è la fine. Gli apostoli non predicano, i martiri non versano sangue, le claustrali non immolano la vita, le famiglie non fanno i figli, non educano santamente i figli, i matrimoni non sono celebrati, è tutto un problema d'amore. Ecco perché Gesù dice, vuoi stare sempre trasformato in me? E concludiamo. Amami sempre. Punto. E questo amore sarà come un gettare continuamente nel fuoco vivo, ricordiamo che i cuori di Gesù e di Maria sono rappresentati e sono stati da loro mostrati come circondati dalle fiamme dell'amore, legna, piccolo, grande, verde, secco, tanto
Se ci getti il legno verde ci mette un po' più di tempo a arroventarsi, ma dopo un po', sappiamo tutti quanti, no? Che la legna perde la sua forma e assume la forma del fuoco. E c'è questa trasformazione. Questa è la vita nella dinonta. Quindi è evidente che, cioè, quando uno capisce bene queste cose, ma veramente cambia proprio orizzonti di vita, cambia stili, cambia ottiche, insomma, no? Non campa più come prima. Come dice San Paolo, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. Ma è anche vero, come dice San Giovanni, che questo comandamento non è proprio tanto nuovo, è un comandamento antico e nuovo, perché abbiamo sempre saputo, insomma, che la vita cristiana è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, insomma. Ecco, però qui appare, punto primo, come cosa reale, punto secondo, come cosa viva, punto terzo, come cosa personale, punto quarto, come cosa che in sé coinvolge e assorbe tutto e diventa, come dire, l'unica, come dire, l'unico tratto caratterizzante, così vogliamo dire, di questa, chiamiamola così anche se in maniera molto impropria, spiritualità. E più ci si muove in questo, meglio si campa e più si comincia veramente a vivere il paradiso anticipato sulla terra, che è questo. Quindi entrare in questa dinamica di amore e sperimentarne dentro il proprio cuore gli effetti assolutamente benefici. E se diventi onnipotente, in che senso? Ma nel senso che non ti spaventa e non ti terrorizza e non ti angoscia più niente, perché sai chi ha il controllo della situazione e che questo che ha il controllo della situazione gli basta un modo della sua volontà per fermare tutto o per cambiare tutto, e se non lo fa, come quando Gesù dormiva sulla barca dei discepoli, non lo fa perché c'è la sua buona ragione. E quindi non c'è niente di cui preoccuparmi. Mai. Qualunque cosa accada. Come tante volte ti abbiamo detto, tu sola, Santa Vergine Maria, hai vissuto perfettamente quello su cui abbiamo meditato oggi, ed è quello che traspare, tra l'altro chiarissimamente, insomma, da ogni cosa che fai, da ogni parola che dici, dai luoghi e dai momenti in cui ti sei degnata di manifestarti. Concedi anche a noi di vivere come te, fino in fondo, questa pienezza di vita, di amore, perché possa diventare, ecco, l'unico asse della nostra esistenza e l'unico canale vivo di relazione con te e con Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.